È destinata ad accompagnarci fino a Ferragosto, la rovente polemica estiva sui progetti della città metropolitana di Reggio Calabria, non ammessi ai finanziamenti nell'ambito della CIS Calabria da Palazzo Alvaro, sede della Metro City, non hanno dubbi la responsabilità è della Regione che ha presentato in ritardo 9 progetti all'esame dell'Agenzia per la Coesione Territoriale. Dalla Cittadella, per bocca della vicepresidente Giuseppe Princi, replicano categoricamente la procedura per i contratti istituzionali di sviluppo. Prevedeva per la Regione la funzione di prevalutazione senza un vincolo inderogabile di data di ultimazione, attività che è stata svolta in modo impeccabile sullo stretto, però la tensione politica resta altissima. Al sindaco metropolitano, facente funzione Versace, che ritiene la provincia di Reggio scippata di progetti per 25 milioni di euro, e sollecita la Regione a chiedere subito la rimodulazione o risarcire il nostro territorio. Hanno subito replicato i consiglieri di Forza Italia. Se Reggio non ha ottenuto l'approvazione di alcun progetto CIS, non può certo essere responsabilità della giunta regionale, ma si sa, lo scaricabarile è lo sport preferito della sinistra e Versace lo incarna alla perfezione. Ieri è stata la volta del consigliere delegato della città metropolitana Domenico Mantegna, che torna a puntare l'indice contro la regione. Esistono almeno 3 circostanze che la vicepresidente Princi probabilmente non conosce e che la inducono in errore nella sua valutazione. La prima è che proprio una lettera del dirigente generale del Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione, che ammette in maniera chiara l'invio ritardato dei progetti che riguardano la città metropolitana di Reggio Calabria, parlando alla data del 14 febbraio 2022 di una mancata inclusione nell'invio precedente del 15 dicembre 2021 a causa di un meglio precisato errore informatico. La seconda è che la stessa Agenzia della Coesione in data 21 gennaio, quindi più di 20 giorni prima del secondo tardivo invio, afferma che è stata conclusa la fase preistruttoria del CIS, circostanza la quale è evidente che i progetti inviati dopo quella data non sono stati proprio presi in considerazione. A riprova di ciò, la terza circostanza è che l'Agenzia per la coesione risponde alla richiesta di accesso agli atti da parte della città metropolitana con una lettera che nemmeno cita i progetti trasmessi tardivamente dalla Regione, quindi sostanzialmente confermando che questi ultimi non sono stati recepiti e quindi nemmeno valutati dall'Agenzia, producendo in sostanza un danno, come già detto dal sindaco facente funzione, di ben 25 milioni di euro per il nostro territorio. Quindi l'attacco più politico. Dispiace che alla cittadella regionale abbiano deciso di lasciare proprio a Prince Regina la patata bollente di una risposta piccata alle legittime istanze del proprio territorio di provenienza, sostanzialmente confermando la tendenza di una guida regionale che evidenzia una spiccata trazione anti-Regina desiderosa di penalizzare il nostro territorio e di giustificarsi nascondendosi dietro l'alta e profumatamente pagata burocrazia regionale. D'altronde, conclude Mantegna, dalle analisi condotte dai nostri uffici circa le risultanze dei progetti finanziati dal CIS Calabria, rapportati alla popolazione residente nelle 5 province calabresi, si evince come il territorio della città metropolitana di Reggio sia il più penalizzato, con un indice di investimento che è sostanzialmente la metà di territori come quello di Vibo, da cui casualmente proviene la sottosegretaria Nesci, o di Cosenza, da cui proviene il presidente Occhiuto.